E tutte e tre le teste sono andate. Chi sono? Ecco che cosa volevo avvertirvi. Non è solo il drago che avete ucciso. Ricordo che ci hai avvertiti, ma era troppo tardi per fermarci. Kraden, cosa sai? Perché cercavi di non farci combattere il drago? Era la trappola finale del saggio. Trappola? Che cosa vuoi dire? Il drago sapeva che non avrebbe potuto fermarvi, così vi ha fatto uno scherzo crudele. Kraden, non capisco. Cosa stai cercando di dirci? Vai là, gira il corpo e vedi chi sono. Sara, vediamo chi sono mentre loro discutono. No, Jenna, non guardare! Non devi guardare, ti farà solo male! Che dici, Kraden? Non possono più farci del male. Vogliamo solo... Che succede, Jenna? Non può essere. Come? Come? Cosa c'è, Jaco? Jaco, io lo conosco. Quello è tuo padre. Allora gli altri due sono... Mamma, papà! Io penserò ai genitori di Jenna. Presto, Mia, occupati del padre di Jaco. Se solo l'avessi capito prima! Che poi... Cioè, va bene tutto, però Pierce... Era meglio fare il contrario. Mia doveva occuparsi di loro, visto che può fare la cura di gruppo lui di quella singola. Che c'è, Pierce? Perché ti sei fermato? I genitori di Jenna hanno bisogno di te. Non arrenderti, Mia. Non puoi, devi salvarli. È inutile, Ivan. Sono esausta. Anch'io. E comunque, sarebbe troppo tardi. Cosa dici? Non sono, non possono essere. Non sto dicendo questo, Jenna. Io... Ora che li ho ritrovati, avrei potuto stare con loro, dopo tanti anni. Jenna... Non può essere. Mamma, svegliati. Sono io, Jenna. Non lasciarmi. Jenna, preparati al peggio. La trasformazione in un drago, combattere così, richiede un'energia enorme. Cosa stai dicendo, Kraden? Affrontandovi, i vostri genitori hanno speso tutta la loro energia. Non hanno la forza per... Anche se avessero vinto, non sarebbero sopravvissuti. Non è colpa vostra. Ci stai dicendo che il saggio è un pezzo di merda? Perché l'hai fatto? Perché ci hai fatto combattere contro i genitori di Jenna? Non sei un dio, sei un prepotente, sei malvagio. Saggio, non puoi capire il dolore che hai causato. Non immagini la tragedia per un bambino che capisce di aver distrutto i propri genitori. Basta. Io sapevo cosa facevo nel momento in cui ho alzato la spada. Abbiamo disubbidito al saggio per salvare il mondo. I nostri genitori capirebbero. Non credi anche tu, Felix? È vero. Fa male, ma è vero. Non l'abbiamo fatto per noi, l'abbiamo fatto per Wayward. Possiamo ancora salvare Prox. Qui è il solito dilemma, sacrificare qualcuno di importante per salvare moltissime persone. Dilemma che non solo in questo gioco, in moltissimi altri succede, ad esempio in Famous. Perdere la propria ragazza, prendere il proprio amore per salvare dei dottori che salverebbero moltissime altre vite. Essere egoisti e salvare la propria ragazza vuol dire far morire i dottori, non solo questo, ma essere fregati e vedere comunque la propria ragazza morire. Forse non possiamo salvare i vostri genitori, ma possiamo salvare tante altre vite. Kyle e gli altri li hanno salvati. Si sono sacrificati per far sì che noi potessimo continuare. Non ho mai pensato che avrei potuto aiutare a salvare il mondo. Anche se riaccendere il faro potrebbe portare altri scontri, io non mi pento. C'è poco tempo, Felix. Usa l'astro di Marte, accendi il faro. Per l'ultima volta. Mi dispiace che le cose siano andate così per Jenna. Beh, anche per me. Era anche mia madre e mio padre. Comunque, vuoi lanciare l'astro di Marte? Cling, 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 cling. Eccoci qua. Anche l'ultimo faro si distrugge per poi ricomporsi. Ed infine salvare il mondo. Il faro è acceso. E pensare che ho iniziato questo viaggio proprio per evitare che accadesse. Ed io l'ho cominciato da prigioniera contro la mia volontà.
E se quell'onda non mi avesse preso, adesso non sarei qui. Quante vite sono state prese o cambiate per sempre solo per accendere questo faro? Mamma, papà, Wayward è salvo ora. È vero, anch'io sento delle voci. Non so chi parla, quindi... Te lo dicevo, ti dicevo che riuscivo a sentirle. Chi ha parlato? Dove siete? Siamo a Ymir, siamo alla base del faro di Mercurio. Ah! Voi non potete essere... Voi non potete essere... Ah, è un bambino! Ehi, riconosco la voce! È mia, lo so, è mia! Siete voi! Certo che siamo noi, possiamo sentirti, Mia! Tutto bene, sono felice! A chi stanno parlando questi due bambini? Non lo so, hanno avvertito tutti di abbandonare il faro! Per me sono solo una strana coppia di bambini! Come mai possiamo sentirvi? Non lo so, ma lui ci ha detto che avremmo potuto parlarvi se fossimo venuti qui! Lui? Chi è lui? Non lo so, dormivamo, è arrivato in sogno. Ha detto andate al faro. Il faro? Perché? Ci ha chiesto di consegnare un messaggio. Lui aveva troppo da fare. Quale messaggio? Dobbiamo avvertire tutti di stare lontani dal faro. Cosa succederà? Non lo so, ma ci ha anche chiesto di avvertire la gente di allontanarsi dal Monte Aleph. Ma chi è lui? Ancora non ce l'avete detto. Sei cattivo, io con i cattivi non ci parlo. Non dovete ascoltarlo. Sono io, Mia. Potete dirmi chi vi ha parlato? Giuro che non lo so, ma sembrava un sasso enorme, con un grande occhio sassoso. Il saggio. Cosa starà facendo? Certo, capisco! Il saggio ci ha detto che accesi quattro fari, il sole d'oro sarebbe brillato. Quando ciò accadrà, il Monte Aleph e i fari probabilmente saranno pericolosi. Così il saggio sta avvisando la gente nei sogni, suggerendo di cercare rifugio. Perché dovrebbe farlo? Avete visto cosa ha fatto a noi? Non ha buone intenzioni. Non hai imparato? Le azioni che uno compie non sempre ne rilevano le vere intenzioni. Ama, sorella. Maestra Ama, anche tu hai ricevuto un messaggio. Sì, sono stata convocata al faro di Giove in sogno. Avete completato la vostra missione, ma vedo che vi è costata cara. Le vostre sofferenze sono state quasi insopportabili. Maestra Ama, i miei genitori... Lo so, Jenna, e mi dispiace, ma non perdere ancora la speranza. Cosa vuoi dire, Maestra Ama? Le apparenze possono ingannare. Il saggio ha un cuore gentile. Ci ha costretto ad affrontare i genitori di Jack e Jenna. Dov'è la gentilezza? Se il saggio fosse davvero malvagio, non vi avrebbe avvisato in sogno del pericolo. No, immagino di no, ma allora cosa sta facendo? Non abbiamo tempo di discutere ora. È vero, se il saggio ha detto che non è sicuro stare vicino ai fari, credo che dovremmo ascoltare. Anch'io cercherò rifugio, dovete andare via tutti dal faro, adesso! Forza, muoviamoci! E i nostri genitori? Non possiamo abbandonarli. Capisco come vi sentite, ma non ce la faremo se li prendiamo con noi. Abbiamo teletrasporto, ritirata, possiamo fare qualsiasi cosa. Decidi, Felix, dovremo prenderli con noi, certo. È troppo pericoloso, il sole d'oro sta per sorgere. Un raggio di luce esce dal faro, dall'astro di Marte. Cosa succederà? Il potere dell'alchimia sarà liberato nel mondo. Dobbiamo prendere il padre di Jake e i genitori di Jen e fuggire. Basta, lasciami il polso! Garrett, stai calmo, nessuno ti sta toccando. Sono serio, io... Il faro! Jenna, dobbiamo prendere i tuoi genitori! Mamma, papà! Cosa succede? Non c'è tempo per le domande, prendeteli, prendeteli, andate! Grazie, Felix, e anche te, Jeco, e anche te, Karaden! Ascendendo il faro di Marte avete impedito che le cascate di Gaia si distruggessero. Siamo contenti di aver salvato Wayward. Avete superato molti ostacoli, più di quanti noi potessimo immaginare. Non sapevamo cosa aspettarci quando abbiamo acceso l'ultimo faro. Quando abbiamo visto la luce non avevamo idea delle vostre sofferenze. Pensavamo di essere finiti, non c'era modo di fuggire con i corpi dei nostri genitori. Certo che se non ci fossimo aiutati a vicenda per vincere il dolore... Quella luce brillava. Rimpiangerò sempre di non aver visto la luce del faro dalla distanza.
Capisco il tuo rimpianto. Saresti rimasto colpito da tale spettacolo d'alchimia. Ho visto i raggi blu, rosso e viola viaggiare verso sud-est. Quella è la direzione dove giace Vale, giusto? La luce si dirigeva verso la vostra città. Sì, il saggio ci ha detto che i raggi sarebbero uniti sulla cima del monte Aleph. La sfera di luce d'oro che abbiamo visto brillare sopra Vale? Sì, quello era il sole d'oro che si formava. Se ricordo correttamente le storie, il sole d'oro è la luce emessa nel momento in cui si forma la pietra dei saggi. Tali leggende esistono anche qui. Avrei dovuto saperlo prima. Ho paura per Vale a pensare che tanta energia viene liberata proprio sopra la vostra città. Siamo tutti preoccupati. Speriamo di poter tornare a Vale in più fretta possibile. Oh, non c'è niente che possiamo fare per farvi restare? Speravamo che sareste rimasti a Prox per un po', ma sembra improbabile. Non preoccupatevi, torneremo non appena tutto sarà calmo, certo. Il nostro villaggio non dimenticherà che ci avete salvati dalla morte certa. Che poi faccio questa voce perché lui c'ha ste guanciotte da cricetone. Quando verrà il momento forse sarò passato miglior vita. Ah, non dirlo, sicuramente ti attende una lunga vita. Immagino che sia tempo di partire per Vale. Giusto, Kraden, altrimenti il nostro amico potrebbe iniziare a fare guai. Almeno abbiamo potuto fare qualcosa. Sarete felici di sapere che siamo riusciti a curare tutti e tre i moribondi. Non ci avrei creduto se non l'avessi visto. Anch'io, non capisco perfettamente. Ma non ci può essere dubbio, la psienergia del fuoco ha riacceso i loro spiriti. Non mi aspettavo che tanta psienergia fosse rilasciata dal raggio del faro. Non ho altre spiegazioni, se non che la loro forza vitale non si era spenta del tutto. È stato un miracolo, la psienergia del fuoco deve averli riaccesi in qualche modo. Se i vostri genitori non fossero stati adepti, la psienergia sarebbe stata inutile. Geco, perché ci mettete tanto? Non fatemi aspettare. Oh, è Jenna. Siamo in ritardo e sembra piuttosto arrabbiata con noi. Dobbiamo dirle che ce ne andiamo ora? Sì. Scusa, abbiamo quasi finito. Puoi aspettarci all'ingresso del villaggio con gli altri? Dico sul serio, se dovrò aspettare ancora per molto, voi non sarete contenti. Aspetterò fuori con loro. Chi sei tu? Cosa vuoi? Boh, vabbè. Non credo che vogliano aspettare ancora, Felix. Siamo pronti per tornare a casa. Non hanno alcuna pazienza. Oh, beh, è ora di andare. Che il vostro ritorno a casa sia sereno. Non dimenticheremo ciò che avete fatto per Prox. Ed è così che infine giunge la fine di questo viaggio. Giunge la fine dei primi due capitoli per GBA. C'è ancora speranza per un prossimo capitolo? Chi lo sa? Io ci spero ancora. La realtà è che sembra un progetto ormai abbandonato a se stesso. A modo mio però sono contento di aver portato anche questo gioco sul canale. Perché ci hai messo tanto? Mamma e papà sono stanchi di aspettare. Non è vero, Felix, prenditi tutto il tempo che ti serve per salutare. Non preoccuparti, Felix, Puelle e gli altri si sono presi buona cura di noi. Non digli così, altrimenti rimarremo qui per sempre. Sembra che ormai ti sia ripresa, Jenna. Dopo la battaglia eri così triste. Cosa? Non potete provarlo. Calmatevi, dovete ricordarvi che pensava che i suoi genitori fossero morti. Piangevi davvero, Jenna? No, ho detto di no. Ora mi fate pensare alla mia famiglia. Non pensavo mi sarebbero mancati così tanto. Spero che stiano bene lì a Vale. Voglio solo tornare a casa. Voglio vedere di nuovo mia madre. Ah, non temere, figliolo. Sono certo che Dora sta bene. È una donna forte. Ma l'ultima volta che l'ho vista sembrava malata, debole. Anche se non è successo niente a Vale, io sono preoccupato. Tranquillo, Geco. Sono sicuro che è in ottima forma. Sarà sorpresa di vedermi. Se non è morta per la malattia, morirà di crepacuore. Mi dispiace di avervi fatto aspettare. Finalmente è giunto il momento di tornare a Vale. Lasciata Prox, ci dirigeremo verso l'hangara e da lì a Vale. Non vedo l'ora di vedere la vostra nave volante. Mi sembra incredibile. Ricordo così poco del viaggio verso Prox. Prendo la nave come per la prima volta. So che il vento e le onde fanno oscillare la nave. Spero di non stare male. In realtà la nostra nave vola sull'oceano. Il viaggio sarà tranquillo. Sembra che ci aspetti un ultimo esaltante viaggio, vero? Wow, partire così mi ricorda la nostra partenza, tanto tempo fa. Si continui a parlare, non andremo da nessuna parte. Andiamo, Felix. Che succede, ragazzi? Siete restii a partire? In realtà no. Dopo quello che abbiamo passato, di certo, non sarete nervosi per un viaggetto. Spero solo che Vale sia nelle stesse condizioni di Prox.
Dobbiamo arrivarci per scoprirlo. Non riesco a smettere di pensare ai miei genitori. Erano entrambi a Vale. Che ne dici, Kraden? Vale sarà ancora in piedi quando arriveremo? Ah, non lo so. Neanche io posso saperlo. Te lo leggo negli occhi, Kraden. Pensi che sia successo qualcosa, vero? È una possibilità che non può essere ignorata. Se non c'è più, perché dovremmo tornarci? Beh, cosa vuoi lasciare il cadavere di tua madre lì senza saperlo? Questo è quello che senti, Geco. E tu, Felix? In realtà no. Ti ricordi, vero, Felix? Pensaci un momento, Geco. Di cosa parli? Della nostra conversazione con Ama, dopo l'accensione del faro. Non vi ricordate che abbiamo parlato ai bambini di Ymil, alla base del faro di Mercurio? Quando avvisarono la gente di allontanarsi dal faro. Sì, il saggio aveva ordinato a tutti di cercare un rifugio. Sì, e allora? Allora non capisci, Garrett. Anche se Vale fosse distrutta, sono certo che tutti sono al sicuro. Credo che sia vero, spero stiano tutti bene. Giusto, quindi la mia famiglia è viva. L'avevo scordato, grazie Kraden. Garrett, puoi assicurarti che lo sappiano tutti? Bene, andiamo, voi due, dobbiamo raggiungere gli altri. Kraden, perché il saggio ha trasformato i nostri genitori in un drago? Perché ci ha fatto combattere? Voglio dire, li abbiamo quasi uccisi, ci ha fatto affrontare i nostri genitori, perché? Ah, credi che intendesse farli morire fin dall'inizio? In realtà no. Ah, non capisci perché vi ha sottoposto a questo, sapendo che sarebbero sopravvissuti. Non possiamo sperare di capire le ragioni di un essere potente come il saggio. Neanche tu capisci, Kraden. Posso solo azzardare. Il saggio voleva mettervi alla prova. È ovvio, uccidere le persone più care che avete, sapendolo o meno, in cambio di salvare la vita a tutto il mondo. Che vuoi dire, metterci alla prova? Non posso dire di più, sta a voi trovare la risposta. L'ho già fatto, tranquillo. Useremo l'alchimia per creare armate e guerreggiare? O lo useremo per crescere e sollevarci dalle nostre piccole faide e agire come dobbiamo? Eravate pronti a sacrificare tutto per la missione? Direi che avete agito bene. Ops, sono già tutti davanti a noi? Meglio che ci sbrighiamo e raggiungiamo gli altri prima che ci lasciano qui. Dopotutto, non ho molta voglia di tornare a Vale a piedi. Se è lo stesso per voi, allora è meglio sbrigarsi. Geco, Felix, andiamo! Che finale! Golden Sun, l'era perduta. Davvero bel gioco, davvero. Allora, come ho sempre detto su questo gioco, c'è una cosa che purtroppo non mi ha mai veramente... davvero, mi ha sempre lasciato un piccolo fastidio. Prima però vediamo il Monte Aleph, mentre Alex scala. Ovvero che le abilità non scalano col tuo livello. Tutte le abilità vecchie saranno sempre più deboli di quelle nuove. Il sole d'oro, la quintessenza dell'alchimia, incomincia! Prima che Alex vada avanti. Cioè sostanzialmente tutto quello che hai di vecchio sarà sempre inutile all'avanzare. E per carità, succede in tantissimi altri giochi. Ma bene o male, se tu usi una mossa vecchia, comunque scalata al tuo livello, farai comunque un danno adeguato. Le mosse nuove faranno molto più danno. Qui invece è molto più basso il danno che farai fisso con una mossa vecchia. E quella è una cosa che mi ha sempre scocciato, veramente. Però, il gioco è bello. Poi se però costruisci la squadra in un certo modo, ovvero come abbiamo fatto noi, tutto di attacco con le armi, alla fine la sinergia la userai molto di meno, però comunque quando la usi è utile. Forza Alex. Aspettami, ti prego, aspetta che raggiunga la cima del Monte Aleph. Vabbè, potevo fare il mio discorso durante i titoli di coda, ma volevo chiudere il discorso non sapendo appunto quanto ci avrebbe messo ogni titolo di coda. Qui siamo a Prox. Qual è il prossimo faro che vediamo? Ah, altri titoli di coda. Io non sono per i giochi a turno, purtroppo. In questo tipo di gioco non mi ci rivedo moltissimo. Golden Sun è una di quelle eccezioni veramente che adoro. È una di quelle poche eccezioni che dico sì, mi è piaciuto, mi piace.
ed è fatto comunque molto bene. Un altro di questi è Dragon Quest, soprattutto il nono capitolo. Ma anche l'undicesimo non mi è dispiaciuto. L'undicesimo mi ha lasciato piacevolmente sorpreso. Eccolo qui, terzo faro. Ed ecco qui anche l'ultimo dei fari. Ci siamo. Nintendo. Il sole d'oro sta per sorgere. Finalmente l'ho ottenuta, la vita eterna e un potere illimitato. Finalmente posso controllare le forze della natura come voglio. Venite tempeste, venite scatenatevi su Vale e ai piedi del Monte Aleph. Venite! Che strano, dovrei avere un potere illimitato. Allora perché non posso evocare una tempesta? Scemo, chi sei? Mi chiamano il saggio. Il saggio? Il protettore di Vale? Vuoi un potere illimitato? Vuoi? Ce l'ho già! No, il tuo potere è quasi illimitato, ma non infinito. Quasi illimitato? Parli per enigmi, non vedi? Il potere è mio! Sì, hai anche una vita quasi eterna e la tua psinergia è più forte. Se cerchi di irritarmi, assaggia il potere che ho ottenuto. Oh, wow, che bello, bravo. Bravo, mi hai quasi fatto il solletico. Guardami, il mio corpo rifulge d'energia. E il mio ancora di più, scemo. Cosa succede? Che succede? Dovrei essere divino. Come puoi sconfiggermi? Aia. Non sei divino, Alex. Il tuo potere è dei limiti, come la tua vita. Non può essere. Chi mi ha ingannato? Chi ha rubato i miei sogni? Io, il saggio, ho riempito l'astro di Marte di una parte del potere del sole d'oro. Aspetta. In che senso? Esso riposa nelle mani del giovane Geco. Perché? Il cielo e la terra mutano, Alex. Devi fuggire ora. Cosa? Il Monte Aleph presto tornerà a senno della terra. Devi fuggire e unirti ad esso per sempre. Fuggire? Non posso fuggire, non posso neanche muovermi. Ah, sì. Ora scoprirai i limiti del tuo potere. Se la terra ti ingoia, forse non sopravviverai. Se sopravvivrai, forse ci rincontreremo ancora. Bastardo! Chissà come sarebbe stato un anime di questo gioco. Finalmente siamo a Vale! Che c'è, Garrett? Sei a casa? Non sei contento? Garrett è solo un po' preoccupato che sia successo qualcosa agli abitanti di Vale. E oltre quella collina? Sono curioso di scoprire com'è la vostra cittadina. È bellissima, sono certo che ti piacerà, Pierce. Io chiuderò gli occhi, qualcuno mi dica se posso aprirli. Anch'io, mi direte come stanno le cose? Andrò io, vieni con me, Felix. Cosa vedi, Geco? Ci siamo quasi. Non può essere. Che c'è, Geco? Felix, dite qualcosa. Mi dispiace, Jenna, ma Vale, il Monte Aleph, sono spariti. Cosa? È terribile. Quello è il Monte Aleph? Mamma. Dora. Mamma, papà. Geco, Garrett, cosa posso fare? Come posso aiutarvi? Sono qui. Devono essere qui. Cosa possiamo fare? Come possiamo aiutarli ora? Non so. Chiamiamoli. Perché tragedia. Li chiamerò io. Geco, Garrett.
So cosa provate, l'ho provato anch'io. Ma stare qui non li riporterà indietro. Torniamo a Volta, potremo riposare e pensare. La tua famiglia è salva, Felix, non devi più preoccuparti. Ma cosa farò io adesso? Sono solo. Ah, poverino. Sara, che hai? Come puoi prenderti gioco di Garrett? Chissà. Sara mia, credete che sia divertente? Ho perso tutta la mia famiglia. Garrett, non essere triste. Pensavo saresti diventato più sicuro dopo tutte le tue avventure. Ho visto mio fratello piangere. Eccoli qua. Ce l'hai fatta, Garrett. Sapevo che ci saresti riuscito, figliolo. Bentornato, Garrett. Sembri sorpreso di vederci, Garrett. Come siete sopravvissuti? Il saggio ci ha avvertiti del pericolo, ci ha portati qui in salvo. È stato tutto distrutto, le nostre case, la città. Ma il saggio vi ha salvati tutti? No, non sono solo. Ce l'ha fatta anche Dora. Ciao. Eccoci qua, Dora. Mamma. Bentornati a casa, Kyle, Jaco. Sei viva. Anche tu. Oh. Ed è così che si conclude l'avventura principale di Golden Sun. Il sole d'oro è risorto, l'alchimia è ritornata al mondo. Questa è la fine della nostra storia. Che brividi, mamma mia. Vuoi salvare il gioco? Assolutamente. Non puoi riprendere il gioco con questi dati. Decidi con attenzione dove salvare. Ah, mamma mia, che viaggio che è stato. Che viaggio. Con 20 ore in meno del predecessore di questa cartuccia, completiamo il gioco con tutti quanti i Digin. 978.000 monete e 20 livelli quasi in più. Sono molto soddisfatto, davvero tanto. Era davvero tanti anni che avrei voluto portare questo gioco e che volevo anche rigiocarlo anche per i fatti miei. E sono veramente, veramente contento di averlo finito. Signori, è stato davvero un grande e bellissimo viaggio. Grazie a tutti per aver seguito anche questa avventura. Gioco finito. Noi ci vediamo alla prossima serie. Ciao a tutti.